Ciao a tutti, ben ritornati a Healthy Talks. Ciao buonasera, Claudio. Ciao Christian. Ciao, bentornati a Healthy Talks. E quindi, oggi grazie. Allora, buonasera anche a Niccolò. Sto parlando come una rockstar. Allora, oggi diciamo che grazie al nostro amico cameraman. Ciao, che ci inquadrerà la nostra lavagnetta dove c'è scritto. C'è scritto il fitness. Oggi si parla di fitness. Intanto un applauso al nostro cameraman Nico. Cameraman, applausi! Come l'altra volta. Bene. Oh, prima di fare tutto, ok. Sigla. Healthy Talks. Ok. Per voi è durata tipo 3 secondi, 4 secondi, anche per noi. Allora, andiamo proprio molto meno. Nel senso. Sì. Ok. Altra cosa, novità, la scrivania. Credevate che non avessimo, che fossimo poveri al punto di non avere una scrivania, invece ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo la scrivania è questa, l'abbiamo rubata l'altro. No, l'abbiamo comprata apposta. L'abbiamo rubata qua dietro, no. Beh, scherzo. Non l'abbiamo rubata. No, no, assolutamente. No. Comunque. Fitness. Fitness prima ancora. Oh, okay. Dopo questa. Perché l'altra volta tu hai detto sa. Possiamo fare un applauso e facciamo entrare sa. Un applauso. Vado per Sasà, vai a prendere intanto, guardate me, un applauso per Sasà che adesso arriva Sasà, applausi. È lento. Sono un po' lento a prendere Sasà. Di barzellette non ne racconto perché non ne so e poi fanno schifo a me. Ecco Sasà. Vi presentiamo. Allora, Sasà, mi tolgo un po' dalle scatole. Sasà, stai comodo? Va bene. Sì, allora. Mi sa che lo vedo. Sasà, ti vedo un po'. Vabbè. Bello. Dai. Bello. Beh, speriamo. Ha avuto l'altra volta con Niccolò davanti, ha avuto dei problemi di intestino. Purtroppo non è stabilissimo. Però Sasà è quel vostro amico della palestra che vi dice: io li so fare gli esercizi. Però il suo fisico più o meno è quello. Ecco qua, soprattutto le gambe che vengono trascurate spesso. Sì, infatti. Ha dei suoi discepoli, come tutti i vostri amici della palestra. Sì, in effetti, come tutti gli amici della palestra che vi dicono: io so quello che Eccoli faccio. Là. Loro sono i discepoli di Sasà che assomigliano, solitamente assomigliano a Sasà. Sì, e non provvedono a non spoilerare i suoi trucchi per essere Sasà così. Sasà sarà praticamente il nostro punch ball, ovvero Sasà sarà tutto quello che che sono il tizio della palestra che ti dice io so poi non sa, esatto, che so, quello che ti dà i consigli di fitness dal divano con la birra. Sì, dice guarda, ma se te guarda, se te gli ma spingi. Secondo me se tu fai gli addominali più inclinato a sinistra, e intanto c'ha tipo la 7 birre, sì, davanti, sì, quelle cose lì, che fa commenti sportivi e non sa di cosa va. Anyway, comunque, noi oggi parliamo di fitness. Che cosa significa fitness in primis? Se prendiamo la parola in sé, fitness è fitness. In italiano l'abbiamo adottata questa parola qua. Però se la scomponiamo in verbo, to be fit, diventa essere in forma. Per essere in forma. Quindi se lasciavamo la parola così, noi avevamo finito il podcast oggi. Sì, avevamo detto, guarda, si chiama fitness, ciao. Boh, si chiama fitness, non si può tradurre ciao, ci vediamo. Ma purtroppo non è così. No, non è così. Purtroppo per fortuna non è così. Principalmente ci viene in mente che cosa poi quando si parla di fitness? Io c'ho in mente la signora che... To be fit, per essere in forma, aerobica. Aerobica, no? Io c'ho in mente la signora che fa vai, uno, quella, due, la, tre, la signora, che poi può essere una ragazza insegna la aerobica, signora, che, l'aerobica, poi che, ho fa, detto, che fa su e giù sugli step, bravo, tipo, sì, è vero, vero, sì, vero. sì, che fa queste cose qua, vero. Ma ci sono anche altre robe che per stare in forma, no? Nel senso che aerobica, sì, però in realtà poi quando parliamo di fitness c'è anche da sapere quali sono poi, cioè è un lavoro comunque aerobico, cioè parliamo di lavoro aerobico che ci aiuta poi sicuramente in tante cose, a tanti benefici. Tipo la vita.
Tipo la vita, tipo a vivere. Tipo a vivere e, no, e non morire presto. Sì. Boh, finito il podcast. Basta. diciamo che sicuramente tu l'hai detto, no? La vita per quanto riguarda poi la salute, l'aspetto cardiovascolare, l'aspetto pure cardiorespiratorio, perché poi si occupa di quello anche la parte del lavoro aerobico, e sicuramente ci garantisce che ci siano un certo numero di risultati, tra i quali anche la riduzione poi dei rischi riguardanti tutte le cose di diabete, obesità, infarti. infatti te lo volevo suggerire, diciamo, infatti. Uè. No, niente. Ha detto che no, niente, detto perché lui il cardio non ne fa. Cardio non ne fa. E anche perché il cardio, okay. No, però ce l'ha il cardio, perché cardio vuol dire cuore, no? Ce l'ha, ma non ne fa. Ma non ne fa. Non gli piace. No, non gli piace, perché non gli piace. Beh, io stavo cercando un po' di numeri. Tu ce li hai, perché avevamo dei numeri su, ti ricordi, Claudio? Sì, sì, dove sì, sono? Sì, sì. Dove sono? Ce allora, li stai trovando? Io sì, sì, ce l'ho qua, Cristian, ce l'ho qua. Trovate. Allora, noi ci siamo scritti, che naturalmente vi linkiamo tutti quanti i link degli studi da cui abbiamo sì, preso spunto. Sì, anche perché adesso, da adesso in avanti, noi diremo, tipo, quello che c'ho davanti adesso, che ci siamo postittati. Sì, dai, ci siamo azzeccati in me. Perché tipo il bollino della mela. No, secondo un recente studio, che sembra una cosa generale, in realtà abbiamo il link dello studio e lo linkiamo nella descrizione. Nella descrizione. No, nella descrizione trovate tutti i link per approfondire, anche perché se approfondissimo staremo qua una settimana a dire poi tanti dati tecnici non credo che interessino, sì, abbiamo no, infatti, fatto un sunto se in certo vi interessano senso. Cose più tecniche approfondite, magari anche su quello che stiamo per parlare adesso, un recente studio, no? Trovate il link in descrizione, lì ci sono gli studi proprio, purtroppo questo per esempio è in inglese. Questo è in inglese, se sapete leggere in inglese, altrimenti niente, Google, altrimenti lo imparate, Google Translate. La tecnologia, si vola. Anyway, cosa dice questo? Un recente studio dice che l'allenamento aerobico regolare può ridurre il rischio di morte prematura. Che si parla? Quasi, mamma mia. Allora, diciamo che riduce i rischi del circa del 30-40%, più o meno questo è il range, e soprattutto i rischi di malattie importantissime, tu, ad esempio cioè, l'obesità. Naturalmente, essendo ictus. Il lavoro aerobico costante, come l'abbiamo detto, essendo il lavoro, è naturale che c'è abbinata, con un'abbinata una giusta dieta si dimagrisce e l'obesità... Ovviamente. Ovviamente, che è una che fai, delle. Non è che fai allenamento aerobico e poi te mangi le pizze fritte. Che in Italia no? Sta diventando poi piano piano sempre di più una problematica. È una delle prime sì, responsabili. Poi io l'ho letto lo studio ed è interessante vedere su quante persone hanno, cioè sul gruppo, un sacco di persone. Quindi. Questa percentuale fa veramente riflettere. Sì. Guardate, questo studio qua è veramente, veramente interessante. Veramente interessante. Andateci a dare un'occhiata. 150 minuti di attività aerobica moderata o 75 minuti di aerobica vigorosa a settimana. Sicuramente aiuta, dipende poi da... La regia già inizia a rompere le balle dalla seconda puntata. Già prima non è che mi distrae. Io davvero dico sul serio. Allora, No, stavamo dicendo più o meno che sicuramente poi dipende tanto dal tempo che ci si dedica ad una attività. Tu dicevi 150 minuti secondo questo studio di attività. Sono quasi un paio d'ore. Un paio d'ore e mezzo. Sì, non è un impegno, non è un impegno su due giorni importante, quindi questo per rispondere a tutte le persone che dicono tipo Niccolò, non ho tempo, non hai tempo per la tua salute. Se in una salute. Settimana tu non hai 2 ore e mezzo di tempo, c'è un problema di gestione del tempo, sì. È un problema grosso di gestione del tempo, oppure sei un cazzaro. Oppure lo fai in 75 minuti,
in maniera molto vigorosa. 75 che era il tempo. Dai, c'è cioè, ancora meno tempo. Ancora meno tempo ci devi dedicare. Hai più scuse. E, okay. Diciamo che poi sicuramente quello che poi è consigliato fare, per secondo sempre i nostri studi, il studio di quello che l'ha fatto, io non è che mi metto. No, allora, però li faremo le nostre avanti, indagini. Andando avanti, se vi interessa, noi faremo delle indagini approfondite, intervisteremo anche gente, ma fuori di qua, magari poi le interviste le troveremo, che ne so, le mettiamo sui social. Sì, dai. No? Motivo per cui ci devono seguire, e devono seguire anche il profilo. Anzi, tanto il che profilo tanto del... che ne stiamo parlando, mettete like così. Mettete adesso. Like. Adesso, così, perché seguite, ve l'ho chiesto prostrandomi. Seguite anche tutti quanti i profili, soprattutto quello del CNSalus. Okay. Qui abbiamo la CNSalus penna. Qui abbiamo il CNSalus logo. Qui abbiamo tutto. Perché siamo dei fighi. Stavamo dicendo, no, ritornando al fitness, possiamo dire che bisogna prevenire, no, gli infortuni, poi naturalmente dato dal fitness, che siano sicuramente relegati ad un'attività vigorosa o in un'attività un po' più leggera, comunque a prescindere, cioè ci sono delle cose per tutelarsi, ad esempio bere molta acqua, riscaldarsi prima, partire lentamente, cioè avere l'attrezzatura giusta, perché quello è un aspetto fondamentale. Chi va a correre con le scarpe piatte rischia. Io come base direi evitare il fai da te. Sì, direi sì. Che se abbiamo in testa di migliorare noi stessi, il nostro corpo, così, cioè il nostro corpo non è che non reagisce, ma reagisce anche male a volte se lo tratti male, no? Certo. Ginocchia, ci sono delle cose che poi una volta che le hai rovinate non ti tornano più, capito? Quindi certo. Tipo ginocchia, schiena, quelle robe lì. Sì. Ad esempio, io sono stato ad un forum che parlava appunto di protesi. E una cosa che mi ha stupito è che forum allegro si vedevano tipo vabbè, forum di Claudio, sì, gente aperta, cioè, andiamo avanti. Non mi fa ricordare, è questo magnifico dottore che parlava, tipo magnifico rettore, no? Ero andato oltre, sì. Comunque ha detto che, a detta sua, giustamente, la protesi, non essendo una cosa naturale, non funzionerà mai bene al 100% come è l'articolazione, in questo caso, della spalla naturale. Bisogna sempre tutelarsi e stare attenti ed affidarsi soprattutto a degli ottimi professionisti. Perché alla fine è quella la cosa principale. C'è da dire che sta migliorando la cosa delle protesi. Ho conosciuto qualcuno che aveva delle start-up, che faceva queste cose qua. In effetti c'è del miglioramento, in effetti. Tipo mio padre, per esempio, si è fatto le anche, mm-hmm, alla mia età. Adesso c'ha quasi 80 anni, sono ancora perfettamente, lui cammina, se potesse correrebbe, ma... Cioè, fa tipo il robot quando cammina, fa... No, cammina benissimo, proprio benissimo, ma già da poche settimane dopo, hai capito? Quindi, vabbè, io non so, facendo sport, cosa potrebbe succedere, però comunque ha una vita normalissima, hai capito? Quindi non funziona come quelle, non lo so. Io a vedere lui sembra proprio di sì, però, vabbè, tecnologia, insomma, sì. Quelle robe lì. Sì, no, e quindi bisogna tutelarsi. Poi, andando più nello specifico, possiamo poi dividere, secondo me, il fitness in due parti. L'aspetto che entra poi, in cui entra poi un aspetto vigoroso, no? Quindi un modo di svolgere l'attività fisica in maniera vigorosa. Un allenamento, sì, molto vigoroso, quando come un allenamento moderato, che prima ne parlavamo a livello di minutaggio, no? Sì, anche se devo dire, sì, forse il minutaggio c'entra fino a un certo punto, nel senso che se faccio 75 minuti al posto di 120, che posso fare 75 minuti tiratissimi. Ho fatto meno allenamento a livello di tempo, però a livello di
Lì dipende proprio quello. Dagli esercizi, dall'intensità che ci si vuole dare, forse l'intensità è anche data dagli obiettivi, forse. Vabbè. Sì, dagli obiettivi dagli obiettivi che uno si dà, non per forza degli obiettivi devono essere degli obiettivi agonistici, lavorativi, devono essere oppure perché ci siano un qualcosa che ti viene dato in cambio, ma poi dagli obiettivi anche personali, sfide con se stessi. I miei clienti, io che ai ragazzi consiglio sempre di fare uno sport, ma almeno provare a fare uno sport a livello agonistico, perché insegna tanto di se stessi, del proprio mindset, quelle cose lì, ma questa è un'altra cosa, però dei propri limiti. Limiti, come superarli anche. Certo. Perché poi te li tieni, nel senso lo sport in realtà è un posto sicuro dove provare cose che se le provassi nella vita di tutti i giorni ti faresti male. Nello sport invece puoi provarle senza farti troppo male, nel senso migliori e basta. Sì. Chiedevo... Sento qualcosa che cigola. Ah, ma eri te. Ma pensa te. Oh, è incredibile. Oh, è la seconda puntata... Licenziato. Sentivo la seconda puntata licenziato. Ah, sì, comunque, però voglio dire, come facciamo a suddividere, no? Uno sport, che tipi di sport possono essere consigliati come moderati, no, consigliati, possono essere considerati come moderati? Guarda, per stare bene qualsiasi sport, no? Qualsiasi sport, tipo camminata. E che poi è la cosa più naturale. Un signore mi disse: camminata normale, moderati, no? Camminata normale, perché poi. Un signore, stavo in palestra, mi disse: lo conosci questo signore? Mi disse: Claudio, lo vedi tutto questo? Queste sono cose non naturali. L'unica cosa veramente naturale che l'uomo dovrebbe fare è la camminata. Poi sì, lo spostamento di pesi, eccetera, eccetera, però di fatto, se ricordi i stati primordiali dell'uomo, quello che fa è camminare, mangiare, lottare, sì, per il cibo. E sì, alla fine sposti i pesi anche, perché quando costruisce cose l'uomo sposta. No, però in una fase primordiale, donna. Quello poi già è una tecnologia, la casa. Ah, primordiale. È giusto. Va bene, caverne, qualcosa sposta. Non lo so, sì. Ma chi c'è mai stato? Cioè, no, non c'eri, sicuramente no. Cioè, sei anziano, ma non età, fino... Così, cioè, così sì. È un po' troppo anziano. Sì, 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 sì. No, però è interessante. È moderato, cosa ci può essere? Camminata, corsa moderata. Sì, corsa moderata, tipo quello che fanno le signore, no, in villa. L'hai mai visto? È una roba del genere, guarda. Facci vedere, ti prego. Faccio solo per voi. È una roba del genere, guarda. Loro prendono e non corrono, non camminano, sì. Ma vanno a passo svelto. Moderano. Così si dicono, facciamo un po' di passo svelto. Facciamo, okay. con l'intonazione. E partono così, partono a razzissimo loro. Vabbè, signora, alle 5:30 in villa, alle 5:30 di mattina. Del mattina. Sì. Questa cosa io non la saprò mai. Poi vanno a fare caffè e cappuccino. Il mondo per me inizia alle 8:30, non esistono. Alle 6 più o meno. Una volta mi alzavo presto. Caffè, cappuccino, tutte vestite, non sudano neanche, vanno direttamente. Passo veloce per andare al bar. Quindi, cioè, era da vedersi, no, veramente. Si scherza, naturalmente. Sì, naturalmente. Ma si scherza. Ma a parte che poi lo dice, cioè, alcune signore glielo diciamo proprio. Glielo diciamo. Cioè, non diciamo, è, allora, quello che diciamo qua non è che non lo diremmo mai in palestra, anzi, qua ci moderiamo parecchio, perché comunque l'eloquio da palestra è veramente, cioè, gli scaricatori di porto veramente arrossiscono. Però detto questo, torniamo al fatto. Detto questo, quando parliamo poi invece, ok, ritorniamo un attimo seri nel parlare di come vuoi. Fitness. No, diciamo sì. Quando io credo che poi quando parliamo di allenamenti un po' più vigorosi, un po' più spinti, parliamo di un allenamento totalmente diverso. Però cioè, tra le aspetta, prima del vigoroso, nel moderato ci può essere anche il nuoto, ma c'è da adesso torniamo nel vigoroso, però si può vedere che alla fine il vigoroso o moderato sia sempre noi che decidiamo. Perché tipo certo, il nuoto, certo. Per esempio, no? Puoi farlo moderato, ma
ma puoi farlo anche vigoroso, la corsa. È l'intensità che poi noi ci mettiamo. Che decidi tu quanto ti vuoi fare il mazzo alla fine. Certo. Certo. Gli obiettivi, sempre obiettivi sono. Certo. Però sì, che dipende. Poi il nuoto non è cioè, nel senso, no, è sempre difficile. Non aprire no, il discorso dello smart completo. No, non lo apro, non è ancora il momento, avremo momenti per parlarne. Sì. Però ti posso dire adesso che adesso lo dovrei dire in faccia a un nuotatore, adesso lo cerco, un nuotatore famoso, che cazzo. Certo. Ma io dico guarda, ma perché certo. Invitiamo chi? No, non facciamo nomi. Okay. Lavoro per te, Nicco. No, però dicevo, certo che il nuoto hai fatto un esempio un po' estremo, nel senso che il nuoto è sempre uno sport difficile, cioè nel senso stare anche quando stai a galla e giochi e dire ah, dai, mi vado a fare una nuotata, torni dalla nuotata. No, non così, magari. Non lo so, però sì, alle volte, cioè, se nuoti un sacco, che ne so, al mare, io alle volte mi faccio delle nuotate, ma il fatto è personale, perché io non sudando, ti devo dire, io non percepisco la fatica, te lo giuro, io non sudando. Sì, fatti un'ora così. Io ho fatto più di un'ora, ho fatto dei chilometri veramente con lo zaino e mi sono sbattuto che c'era la roba dentro al mare in Liguria, ho fatto mezza costa perché pensavo che la spiaggia fosse dietro l'angolo, in realtà dovevo fare un altro angolo, me la sono fatta tutta a nuoto, ovviamente ero così, sono sceso così, però hai capito? Sei arrivato in Francia, hai fatto un angolo di troppo, sei arrivato sulle coste della Francia. Ma la bicicletta invece, per me, per esempio, la bicicletta è, non esiste una bicicletta, cioè per me la bicicletta non è moderata, cioè io in bicicletta mi rompo le sì. Come si dice, mi rompo le palle, però senza dire mi rompo le palle, mi scoccio quindi no, cioè non mi piace, no, io faccio fatica anche a guardarla la bicicletta, capito? Quindi per me non esiste andare in bici moderatamente, per me andare in bici è faticoso, per te mia, no. Dai, compri una bici elettrica, ti faccio vedere, non è per niente faticoso, compri quella con le ruote enormi, la odio, la posso vedere, cioè veramente non è. No, allora parlando in funzione sport, no, la bicicletta per me vabbè, a parte essere bella come passione, sai, è bello come litorale, poi noi qui abitiamo in mi piace vedere bella tipo, zona dove porta, sai, vai, guarda, immagina andare a Sorrento in bici, cioè tu immagina che panorama, che palle con tutto il traffico, ma te lo giuro, posso, ma perché mi fai immaginare le cose che non mi piacciono? No, vabbè, allora immagino, bello. Bello. No, bello, mi immagino, non mi immagino la bici. Ti immagini? Ti immagini pure la fatica? Non allora. Mi immagino la bici, mi immagino i panorami, sono bellissimi. Sì. Scendi dalla bici, non cammini per una settimana, secondo me. È probabile, sì. Mamma mia, è probabile, io, molto probabile. Quando c'era il Covid, ho fatto, quando magari, c'erano le zone colorate, che, no? Che poi magari, cosa succede? Che poi provo ad andare in bici. E beh, è capace che mi piace questa cosa, capito? Capito. È tutto mentale, sì, è tutto. Allora tutto mentale. Questa cosa di tutto mentale deve finire. È tutto mentale, lo sappiamo, cioè io non parlerei se non fosse la mente che mi fa parlare. Il microfono, le braccia non si muoverebbe. È tutto mentale, sì, è tutto mentale. Posto questo, andiamo avanti con la bici. Ok. Allora, sì, diciamo beh, io ci sono andato in bici, non so che non sono mai andato in bici, è che per me è troppo faticoso, cioè, nel senso è inutile, cioè, a piedi ci metto un po' più di tempo, però è più bello, nel senso boom, sì. Ma che non fai fatica, quella è la cosa, perché poi il a cervello piedi. Cerca sempre se la vuoi, strada più facile, fatica, no, se corri, a me piace, preferisco correre che andare in bicicletta, preferisco correre, ma è una cosa personale, che cosa ti devo dire? Però comunque, tra le cose, la vita è una bicicletta. Quindi ti deve piacere per forza. No, io guarda, che sì, vabbè, nel senso che pure sempre in salita, in discesa, ci sono periodi della vita che vanno salita, discesa. Ah, sì, certo. Normale, e quindi è un po' come qua andiamo in altri discorsi. O come un ballo, la vita è un pendolo.
È un pendolo. No, vabbè, però non andiamo sul pendolo. Bravo, te l'ho detto, era per quello che volevo. Non andiamo sul pendolo. Allora, altri sport. Allora, abbiamo menzionato il ballo negli sport leggeri, che ne so, no? No, l'abbiamo menzionato? No. Nei vigorosi. Ma perché se ci fai caso, il ballo, cioè, immaginati la capoeira. Cioè, ma anche che, Zumba, anche quella roba lì. La capoeira è una roba. Ma anche il classico, cioè, tu hai capito che ci sono le persone che ci dedicano una vita. Bellissimo. Ma una vita. Non lo farai mai, però il classico è bellissimo. Bellissimo, cioè, ed è un'arte. A certo. Parte essere uno sport faticosissimo, è una cosa incredibile. Impegnativissimo, di una coordinazione immensa. Bello. Un'arte, cioè diventa artistico a un certo punto. Pensa, tu hai nominato la capoeira, però c'è anche, cioè, i balli in effetti si fanno, ci sono scuole di ballo apposta per rimanere in forma, no? Certo. Zumba è un ballo che però ti fa rimanere in forma, no? Sì. Nel senso, la capoeira, hai detto, la capoeira è un'altra cosa perché è nata come ballo perché c'erano gli schiavi che non potevano, secondo i padroni, non potevano imparare nessuna arte marziale, non potevano sapersi battere, non potevano avere armi. E allora loro cosa hanno detto? Sì, no, ma questo è un ballo. E facevano come ballo. In effetti è un ballo, però è anche un'arte marziale, si può chiamare. Ma guarda, io l'ho sempre vista ballata, quindi con un sottofondo di spettacolo, fra virgolette, quindi c'è, sì, diciamo che è spettacolare, molto spettacolare, bellissima. Certo, usata su, andate a cercare qui su YouTube o su qualsiasi altra piattaforma, utilizzata su uno come stile di combattimento, utilizzato su qualcuno che non sa combattere, in effetti è letale anche quello, perché ti arrivano di quelle scarpate che tu non te ne accorgi manco. Però vabbè, parliamo piuttosto dei risultati. Perché alla fine qualsiasi, credo, persona, al di là dell'aspetto salutare, incomincia poi a fare... No, qual è la domanda? Parliamo dei risultati, nel senso che incominciamo tutti a fare, no, un'attività aerobica, un fitness, uno sport in generale, per poi avere un certo risultato. È una condizione che penso che accomuni tutti, avere, cercare, poi ognuno ha i propri risultati, i propri obiettivi. Beh, certo, se io mi metto a fare sport ho un risultato sia di salute, magari ho anche fisici, vedermi allo specchio. Sì, il problema è in quanto tempo arrivano questi risultati. Soggettivissimo. Soggettivissimo. Anzi, colgo l'occasione per chiedere a chi ci sta guardando / ascoltando di non cercare le soluzioni semplici, perché di solito sono quelle che fanno male, no? Come la dieta che ti fa dimagrire 6 kg in una settimana, è la stessa cosa. Cioè, certo. Quando si iniziano a cercare dei risultati veloci, perché non si ha voglia di stare lì di aspettare, bisogna lavorare prima su se stessi e la pazienza. Diciamo che poi bisogna andare in palestra. Importante, a volte sembra che diventino più importanti i risultati immediati piuttosto che la salute. È quella che poi vi porta ad un risultato. La costanza, il tempo portano ad avere risultati migliori, e naturalmente quanto tempo lo decidono i fattori che poi regolano. Dipende dai vostri sforzi, genetica, chi vi insegna, esatto. tante cose. Come faccio lo sport, con che intensità, sì. E quindi non bisogna mai cercare un'alternativa veloce. È come ho detto prima, il cervello però cerca sempre le cose più semplici, più veloci, immediate. Il cervello cerca, sì, no, più che altro cerca cose più, non più semplici, più veloci, cerca di ottimizzare, ok? Sì. Se tu gli fai capire al cervello che ottimizzare quello che vuole ottimizzare ci vuole un tot di tempo, l'importante è che il cervello sappia quanto tempo ci vuole. Perché se non lo sa, cerca di ottimizzare, cerca di trovare soluzioni più, che ne so, più veloci, cose così. Il discorso è che se vi trovate nella situazione che, anche dopo aver sentito, ma non da noi, capito, ma però dalle ricerche che dicono che ci vuole tempo, se anche dopo aver sentito queste cose qua, voi siete sempre dell'idea che non volete aspettare tempo,
e che volete risultati immediati, quindi vi affidate a qualcuno che vi dice sì, ok, ti faccio perdere 6 kg in 2 giorni. Cioè, allora, no, ce n'è. E Nico, infatti, giustamente dietro mi fa così. Diciamo così, chi? Ce n'è. Diciamo no, così, a meno che non ve lo dice San Gennaro, non ci credete. Cioè... Ecco, santi a parte, se voi comunque... Nonostante la scienza, pensate ancora che potete fare il miracolo dei 6 kg alla settimana, c'è qualcosa che non va nelle vostre aspettative, quindi in quello che. Quindi fate un piccolo percorso personale prima e poi allenate, perché sennò vi fate male, nel senso. Vi fate il male sia a dimagrire troppo che diciamo, a volere. Io rimango sempre che la priorità è la salute. La priorità è la salute, poi naturalmente un qualsiasi sport ne comporta dei rischi. Lì, sì. Quali sono poi i rischi dell'allenamento? Naturalmente negli allenamenti, come abbiamo detto prima, con una tutela. Da parte dell'atleta stesso, della persona che fa sport, della persona che fa fitness, perché è importante tutelarsi nella miglior maniera, quindi arrivare ad un esercizio quando si è già ben riscaldati con l'attrezzatura giusta, sì, perché a priori fare qualche visita per vedere se non si hanno esatto, delle visite mediche, al cuore, assicurarsi prima, di ciò. E poi tutelarsi per i problemi che possono venire poi dopo, ad esempio problemi muscolari. Esatto. E io mi capito. Problemi muscolari capita, e alle volte ho visto che basta un'alimentazione corretta, anche integrazione di potassio, anche. Sai, stiramenti, queste cose qua. Una volta quando durante allenamento. Non è un problema muscolare importante, però ebbi un crampo. Il maestro mi disse: i crampi spesso sono associati anche al fatto di essere non ben idratati, quindi poco idratati. Me lo disse anche a me. Io ho iniziato a bere come un lavandino, non mi sono più venuti. Esatto, anche a me. Fine. Anche a me, queste poi sono esperienze personali e totalmente. Però totalmente due su due, non è, cioè fosse no, io no. Diciamo che qualcosa ne sa. Dai, due su due, diciamo che potrebbe essere già una percentuale del 100%, va bene. Non è che ci sia, non siamo 10 persone, però due su due, vabbè. Soprattutto anyway. Poi quando è il 100%, però dico, cioè. Okay, la quantità di persone dello studio non è tantissima, però comunque è risaputo, sì. Scusa. No, niente, non ti preoccupare. Non sono preoccupato. No. Dai. Sasà? Oh. No, okay. Ha detto che invece lui riscaldamento non ne fa, perché comunque geneticamente è portato per il bodybuilding, per le cose, quindi non ne fa. Non ne fa, va direttamente al sodo lui, fa il 5x5. Allora, 5x5.000. Poi dipende l'allenamento, allora, poi dipende anche da come fa. Ci sono alcune condizioni sportive, nel senso quando uno è veramente agonista e si allena per raggiungere dei risultati importanti, è quasi inevitabile farsi male, lo stiramento piuttosto che no, l'infortunio. Certo, a livello muscolare. L'importante è fermarsi, ecco. Cioè, poi alla fine sì, fermarsi e soprattutto anche nel posto. Se ti alleni sopra il dolore poi ti dura anni, quindi infatti, va a finire infatti. Che per una questione che dici no, non mi voglio fermare, poi invece peggiori le cose. Certo, e affidare poi quella che è la problematica, ecco. Va sempre a finire lì. Non bisogna mai fare gli scienziati, affidarsi alle persone che l'hanno studiato, hanno studiato per questo, e quindi affidarsi ad un trattamento. Professionisti. A dei professionisti con un trattamento, ognuno, magari specifico per il problema che si è avuto. Ognuno perché sì, continuare ad allenarsi o provare il metodo della nonna, magari l'impacco che ti devo dire con la camomilla, sì. O a boffarsi di creme e pomate per
far svanire leggermente il dolore, diciamo che non è proprio la... o la botta c'è la panacea, resiste la panacea per le botte e le infiammazioni, che è il ghiaccio. Sì. Ghiaccio, dai, metti il ghiaccio, vabbè. Metti il ghiaccio, passa tu, no, veramente, beh, è incredibile, come cazzo, cioè, boh. A volte se, cioè, non facciamo un piccolo asterisco, vale. il ghiaccio è normale che serva, poi questa cosa, nelle prossime puntate ne parleremo anche di infortuni, parleremo di come prevenire determinati infortuni. Come infortunarsi. E come infortunarsi. Su come infortunarsi e faremo degli esempi su Nico e Sasà. Nico e Sasà. Sì. Ah, facciamo. Come infortunarsi. Facciamo fare. Come, sì, come infortunarsi. Hai detto che ti faceva male un ginocchio prima, scusa. Vabbè. Siamo tutti sulla stessa barca. infatti. Anche a me stasera, vabbè. Naturalmente, anyway. Poi alcune persone dicono, per esempio, guarda, la corsa. Io sono andato a correre. Okay. Ho fatto un periodo di corsa. Però la problematica era, faccio sempre lo stesso percorso, che noia. Mamma, che noia. E perché giustamente poi quello era il percorso, dai, dove si andava a correre. Ma dove? Ma all'esterno oppure giravi attorno a un campo con una pista? No, all'esterno era tutto all'esterno. Lineare. Però ti posso dire, mamma mia. No, pensa sul tapirulano. Cioè, io non riesco, io non ce la faccio. Ma io non ce la faccio. Infatti, meno male che poi c'è gli allenamenti poi di karate, mi fanno sudare come se facessi 15.000 km. Anche quella è aerobica, quello poi è uno sport. Certo, però aerobica sport. È anaerobica. Fa parte. Ma karate? Fa parte. È anaerobico il karate. È anaerobico. È aerobicissimo. Però comunque, a parte questo, mi hai fatto venire in mente quando avevo l'allenamento. Ma l'intenzionalità del gesto del karate non è aerobico. Vabbè, poi ne parliamo quando parleremo di karate. Quando parleremo di karate, ci perdiamo, io ci perderemo, infatti. Però mi hai fatto venire in mente, quando avevo smesso di fare karate, avevo smesso qualche anno, facevo mezzo fondo. Questo perché? Perché avevo iniziato a correre. Ho detto, vabbè, mi piace, facevo 10 km, 12 km di corsa, ho detto, vabbè, mi piace correre, perché non facciamo qualche gara di mezzo fondo? Il mezzo fondo sono 2000 metri, sono 2 km. 2000 metri, 2000 metri. No, sono 2 km, ma ne facevo 12. 12.000 al giorno, ho detto, vabbè, facciamo sta gara a... Però i 12 chilometri li facevo intorno alle montagne, c'era tutto un bel panorama, no, era bellissimo. I 2 chilometri erano attorno a una pista. Mm-hmm. Sai le piste? Come si chiamano le piste? Non finiscono mai, sono infinite. 500 metri mi ero già rotto le palle, cioè io non ce la facevo più, a 1 chilometro ero morto. Se non è mentale quello, ne facevo quello 12.000. Tutto un allenamento. È incredibile. Qua, pure quando si ci allena a corpo libero, è tutto un allenamento mentale. Quello mamma poi diventa stancante mentalmente, perché è monotono, però naturalmente poi la tecnologia ci aiuta con le nostre amate cuffiette per la musica. Dopo un po' però rompe le palle, cioè davvero dopo un po' la musica, quando sei nel break point, del punto di rottura lì, la musica può aiutare forse all'inizio per motivarti quando sei stanco, ma dopo ti perdi proprio nei pensieri, hai capito? Perché dopo ne parlavo l'altro giorno con una che fa le maratone, 41 chilometri, e mi diceva che, come io sospettavo, perché 40 chilometri non può essere fisica, non può essere fisico, uno sforzo fisico di 40 chilometri, come fai? Muori! Certo. A un certo punto diventa meditazione, infatti sì. Lei mi diceva, io mi perdo, cose. Anche lei mi diceva, era lei che mi diceva, infatti le cuffiette a un certo punto, cioè, perché ti perdi, mediti proprio, è una roba incredibile. Diventa introspettivo, no? Come sì, cosa. Anche perché devi trovare il tuo cervello appunto cerca un modo per non lasciarci le penne, capito? Certo. Quindi si diciamo estranea un po' il sì, corpo. Io anche quando sono andato a correre a un certo punto, poi dipende, ecco, farlo senza un obiettivo io credo che sia
poi ti porta a stancarti molto, 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 molto di più Sì, rispetto a farlo con degli obiettivi. Quando questo andavo a correre, sicuramente. dicevo: ok, oggi devo chiudere questa distanza in questo tempo. Mi Molto meglio, impostavo su un molto meglio, setting sì. mentale diverso da Assolutamente, quando andavo a assolutamente. correre, magari Oggi ecco qua con i corro. miei amici. Oggi corro, parto da casa, arrivo, 300 metri, qua poi di magari qua. non ce la facevo, capito? 300 metri, No, esatto. vabbè, più o meno, Sì, e per dire. poi è quello che aiuta, credo, darsi degli obiettivi, dei limiti poi anche da superare, no? Siamo, la corsa è una cosa interessantissima. Perché la corsa non è Ma la corsa, solo. ma qualsiasi, No, penso no, qualsiasi sì, poi qualsiasi. all'allenamento aerobico, che possa essere qualsiasi sport, il Sì. ballo, il nuoto, anzi il nuoto è fatto sui tempi, sulle distanze, cioè, capito? Una cosa. Il nuoto. Pensa al nuoto, il nuoto di fondo si chiama, quello dove c'è Paltrinieri quello che nuotano per Cerchiamo. ore e ore. Come si chiama? Nuoto di fondo? No. Ma Nico, davvero No. Come si chiama la birra, quella là nuova? Come no, quella sa, È quella. uno di quelli lì, hai capito? Sì, Ce sì, sì. l'abbiamo Nuoto di qua. fondo, Infatti, nuoto. nuoto di fondo. Quello che si chiama. Grazie, applausi per Ah, favore. però guarda, questo è quello là in acque aperte, fiumi, Vabbè, laghi, uguale, mari. uguale, uguale, Mamma uguale. mia, tu hai capito che fai la gara, oggi gara di nuoto Deve esserci a portato. mare, Deve oggi c'è il esserci mare portato. agitato. Infatti io ho visto nelle Olimpiadi. Le Le traversate, c'è anche, per chi non lo come. sentisse, ha detto c'è anche chi si fa la manica, la stretto della manica, Sì, è quello, è quello, è quello. la manica a nuoto. C'è anche chi si è fatto anche lo stretto lì Foto. a di Gibilterra, però lo stretto lì, come si chiama quello lì? Che figura di merda proprio, non mi vengono i nomi, VIP. ma sì, lì in Calabria. Lo Lo stretto stretto di di Messina. Messina. Mamma mia. Vabbè. Comunque. No, no, Vabbè, non mo mi non c'hanno più ricordavo. bisogno, mo No, non però, c'hanno più bisogno. se l'ha fatto Beppe Grillo a 70 anni, cioè, se può fa. Se può fa, se può No? fa. No? Posso dire una cosa? Mo non c'è più No? bisogno che Beppe Grillo se la fa a nuoto, perché se vogliono fare il ponte, fra 1000 anni, quando faranno il ponte, pensa, eravamo i più forti ai tempi dei romani a fare i ponti. Sì, però lì è. Mo ci mettiamo 1000 anni, loro li facevano a mano. Lì ho discusso con un ingegnere di quella cosa lì e dicevo: ma il ponte, ma lo dicono sempre, una cosa politica, mi ha detto: ma proprio strutturalmente si allontana, non si può fare. Non si può fare. No, no, non si può Non si fare, può. non si può fare. Però Vedremo. negli stretti, in effetti, magari le terre si muovono, non lo so, cioè la terra in generale si muove, no? Nel senso. Non è ferma, immobile, cioè si muove, ha qualche, cioè ha le placche tettoniche per un motivo, cioè, se no sarebbe Continueremo tutto un blocco. a farla a nuoto. Bene, Che ci fa anche allora, meglio. Ci fa anche meglio. se arriviamo a 10.000 like, io e Claudio facciamo lo stretto di Messina a nuoto, eh? A 10.000 10.000 like, like su però questo questo video. video, questo video. entro 2 settimane, però. Sì, dai, vabbè, io avrei detto dopo domani, in Guarda, due io settimane. do un'idea, Vai, cioè, nel senso, vai, guarda che vai, vai, challenge. se lo Fanculo, se la ce lo faccio. condividono, andiamo su qualche cosa, un Non mi bambino. interessa. Se il video. Un Ma bambino 10.000 scrisse. like, dico io quanti sono. Ascolta, un bambino scrisse, l'ho visto ultimamente su Instagram. Un bambino scrisse: il commento con più like, farò la cosa che ci sta scritta nel commento con più like. E più No, like vabbè. fu: chiudi la pagina. Ah. E in web era un bambino sconosciuto tanto quanto noi. L'ha chiusa? E l'ha chiusa. Per forza. Per Se uno forza. promette, promette. L'avevano incominciato a seguire un sacco di gente, sai? Ha dovuto No, chiudere. no, no, ma non me ne frega niente, non mi interessa. Ma poi fa freddo. Se Vabbè, arriviamo dai. non me ne frega una mazza. Vabbè, magari non la facciamo dopo domani. Non la Ci facciamo dite voi domani. quando. No, 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 col basta. cazzo. Christian, Che Christian. mi metto nelle Nico, vostre mani del tutto gli così. stacchi il microfono per piacere. No, però dai.
Lo facciamo? Dai, sì, 10.000 like. 10.000 like. Va bene. Ancora più azzardato, 10.000 visualizzazioni. No, 10.000 like. Cioè, visualizzazioni 10.000 like. Sicuro. 10.000 like. Io voglio morire per... Oh, lo faccio per voi. Prima... Sì. Sì, 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 sì. No, no, giuro, 10.000 like, 10.000 like, io la faccio. E anche lui. Parlo anche... Perché mi fa così. No. No, no, non ci credi che lo faccio? Mi passi un po' d'acqua. Oh, ragazzi, sì. Allora, 10.000 like in 2 settimane, 10.000 like è andata, va bene. Ci va facciamo bene. Lo stretto di a Messina nuoto. A nuoto. Certo, mica di Gibilterra, che cazzo è? Non ce l'abbiamo i soldi per andare fino a là. No, allora, vabbè, ma pure se ce l'avessi, cioè lo stretto di Gibilterra è appena più largo. E poi c'è il tunnel. Se mi faccio la nuoto a fare, scusa. C'è il tunnel. Allora smettiamo, hanno parliamo di sport perché Christian con la geografia diciamo che 5 e mezzo che non diventa 6, ok? Giuro che se c'è facciamo il tunnel, se c'è il tunnel, se c'è, se non c'è lo fai tu. Oh, 15.000 like, Christian fa il tunnel nello stretto di Messina. Sì. Dai. No, Gibilterra, ma se non mi ascolti allora, aspetta che do l'acqua a sì, disgraziato. No, l'acqua però, guarda, lo sai perché? Perché c'hai sete. No, per non farmi male. Perché sai che mi ha per detto Sasà? No. Sasà ha detto per no, ieri, so. Me lo diceva. Mm. Diceva, ma tu se ti vuoi allenare, così parla Sasà, quando parla con me. Se tu vuoi allenare bene, dovresti bere poco. Beve pochissimo, anzi. Ah, beh, se me lo dice Sasà, allora... Perché... Parliamo piuttosto, anzi, di appunto che sto parlando di acqua. Io nel frattempo faccio tutto sperando di non annaffiare il computer. E speriamo di no, per te più che altro. Ma dai. Ti immagini? No. Oh, eccolo, stava a cadere. Comunque, diciamo che l'acqua poi ci aiuta anche a non infortunarci, ma quali sono poi i veri segreti effettivi? Segreti? Segreti. Niente benefici. Segreti, cioè basta leggere tre ricerche e capire scientifiche e sapere che ci sono dei metodi per poi non farsi male e, e tutelarsi, tipo? Mm. Tipo stretching. Tipo stretching, che può essere statico, dinamico. Sì, infatti possiamo dinamico. Suddividerlo. Possiamo suddividerlo. Mm. E qualcosa di media intensità, che ne so, i burpees. I burpees? Oppure i jumping jacks. Jumping jacks. Mi vengono in mente. Jumping jacks, sì. E... Un po' di corsetta, le cose, ginocchi al petto. Sai, sì, bravo, con Nico sta facendo i jumping jacks, sta riscaldando per... Eccolo là, buone, pure però va bene. No, però lo stretching è importante farlo, fare prima, dopo, è importante contestualizzarlo. Beh, sì, anche quello. Anche perché prima di un'attività sì, dipende, ma però all'inizio è meglio fare allungamento, non stretching. Mm. Allungamento dallo stretching è praticamente gli stessi esercizi, però con un tempo ridotto. Cioè rimani nella posizione per 7 secondi quando fai l'allungamento. Circa. Sì, circa, però si può generalizzare. E quando invece fai stretching rimani anche 20 secondi, dai 20 secondi ai 30 secondi sulla posizione. Sì. Stretching. E l'allungamento lo fai prima e lo stretching lo fai dopo. Perché comunque l'allungamento non ti rilassa troppo, capito, il muscolo. Quindi se devi fare un'attività fisica magari pesante dopo, è meglio un allungamento. Sì. Allungamento non statico è anche più figo, almeno a me, io preferisco, poi è una cosa soggettiva. Dopo invece è importante poi comunque andare a strecciare, italianizziamo no, questo no, verbo. No, nello slang sportivo strecciare, italianizziamo. Cioè, non è che... Strecciamo, sì, facciamo finta che ci sia già. Nel senso. Strecciamo per bene. Ma che poi alla fine, se ci seguono degli sportivi, io sfido qualunque sportivo che non dica strecciare. Strecciare è andiamo una cosa a fare normale. Stretching. Poi mia nonna non lo capirà, però gli sportivi lo capiscono. Oh, te devo dire quando glielo farò quindi vedere. Quindi andiamo ad allungare.
bene il corpo, la parte interessata, proprio sulle palle, strecciare, andiamo a strecciare bene la parte interessata del muscolo di che noi che stiamo trattando, sì, appunto. Sì. E abbiamo magari usato molto, se uno sport molto di gambe, facciamo stretching sulle gambe. A volte in alcuni sport, ad esempio ti parlo del bodybuilding, vai, c'è una componente che è ancora maggiore, mm-hmm, e dopo l'allungamento c'è poi il condizionamento. Quindi condizionare un muscolo ad un determinato movimento, e muscoli e articolazioni. Quando parliamo comunque di riscaldare, Christian, noi parliamo anche di lubrificazione di sì, articolazioni. Ma non ti incazzare. Eh no, mi arrabbio, lo sai perché? Perché la gente, la gente, tipo Sasà e i suoi discepoli. Ma io adesso ci metterei in mezzo anche lui, ci metterei in mezzo pure anche Niccolò, Niccolò. Eppure Niccolò, Niccolò, basta Niccolò. L'ho visto da come facevi i jumping jacks. Che no, 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 noi siamo, noi siamo Healthy Talks per la verità, per ecco, il vero. Ecco. Okay? E quindi tutte le persone, molte persone che io sì, noto negli sport, nello sport che faccio, nella palestra, non si allungano, non si strecciano, no, non stanno, non si riscaldano, si buttano direttamente. Quindi è importantissimo, è importante, un aspetto sì, in effetti sì, comunque è importante. E quindi dicevo di un condizionamento, quindi si incomincia magari a fare a vuoto il, o almeno io lo faccio, incomincio a fare a vuoto il movimento per capirne bene poi quali sono i muscoli interessati, il focus, quell'esercizio, condiziono. Quindi sì, ecco, sì, sì, questa sì, è la parola corretta. Ah, condiziono poi tutto. Pre-condiziono, post faccio stretching. E quindi sì, 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 stretch. No, condizionamento, perché avevo capito che avevi messo il condizionamento alla fine, ho detto boh. No, 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 cioè, no, no, avevo prima, capito che, male. Che faccio fare? No, però sì, no, beh, in effetti fa parte del riscaldamento, no? Cioè, se faccio la panca, visto che ci mettiamo un certo peso, hai capito? Quasi corrispondente al nostro peso corporeo, prima devi un po', se parti subito col peso pesante, secondo me è anche sì, più sì, faticoso, sì, però ti rischi anche di farti male. Poi una volta l'ho fatto, una volta, e mi sono fatto male. Io anche. Una volta. Io anche. Una volta non mi sono scaldato, una volta mi sono fatto male, fine. Quindi il 100% delle volte. Guarda, io ti racconto di un evento in cui prendiamo forse tutti i punti che abbiamo trattato oggi. Bella. Delle cose sbagliate in certo senso. Arrivai in palestra dopo una giornata abbastanza faticosa, non avevo voglia di fare riscaldamento, non avevo voglia di fare condizionamento, allungamento, niente. In più non avevo bevuto, non avevo mangiato, quindi stomaco vuoto. Mi butto tutto al primo esercizio, la terza serie. Ho avuto tempo fino alla terza serie. Boom. Strappato, lesionato. Cacchio. Se non avessi. Sì, pare di sì. Cacchio. Pare che si sia fatto male. Cioè, Cristian, io non mi riuscivo ad alzare, mi alzavo così. Cioè, è incredibile, è mi stavo proprio mantenendomi con la mano sul ginocchio e facendo leva, perché non ce la facevo, no, mi fece male sui lombari. Così, no, se ti senti Rockstar. Sì, vabbè, Vasco Rossi forse. No, anche a me. Sì, però vabbè, no, in effetti sì, anche a me. Mi era successo negli squat. Non avevo voglia di scaldarmi, sono partito subito male, perché anche a me. Alla terza serie ho smesso perché ho sentito che iniziava, perché poi facendo sport ti conosci, è bello, è quello. Facendo sport conosci il tuo corpo, sai i tuoi limiti. Se la biomeccanica sapendo i tuoi del limiti, tuo corpo, non ti fermi, c'è sempre il solito discorso di prima. Certo. Fatti due domande. Sì. Dipende. Però. E la fortuna è stata che, essendomi affidato a dei professionisti, sono venuto qui al Cinesalus in realtà. Anch'io. Anche tu, anch'io, cioè, ma nel senso, non perché, però anch'io, nel senso, io durante. Ma che vanno? Scherza. No, avevo preso un colpo di frusta dopo un pugno nel naso. Oh, guarda, io qua, mi feci. Sicuro se stessi in questo modo qua. Vabbè, adesso esulo un po' dal fitness. Mi feci, uso questo termine, aggiustare.
mi fece aggiustare, mi ero rotto, mi fece aggiustare e ti dico, la sera dopo stavo a giocare a calcetto, cioè nel senso che, oddio, non ero in condizione di giocare a calcetto, assolutamente, i miei Non amici avresti mi neanche hanno dovuto già pensarci, scusato, ma penso che vabbè. i miei amici mi abbiano già scusato per quella partita orrenda, o meglio, se mi mettevo in panchina. E infatti, eccomi, quello che ti ho detto, infatti, era tutto sbagliato dalla A alla Z, tranne il farmi aiutare da una persona e non dire, ma sai, mo ci metto un po' di pomadina, tutto a posto, vado a Sì, in giocare, effetti mi capito? fai venire in mente volte anch'io che ho sbagliato, tipo Ma allenarmi con tutti. le dita rotte. La cosa importante Fare karate con le dita rotte. è capire i propri Combattevo con la errori, mano dietro. legata. No, ce la E come tenevo. te l'hai rotta le dita? E con un calcio qua, vedi che è storto il dito. Ah, un po' storto, sì. E te l'hanno messo Era in rotto. asse. No, Non hanno detto, sono vabbè, proprio dai, non andato fa da niente, nessuna vai. parte. Mi faceva male, ho detto vabbè, passerò. Ghiaccio e allenamento. Fine, non sono andato all'ospedale. Non Boom. fatelo mai, ma proprio mai. Non va bene. A me è andata bene, probabilmente adesso quando sarò più vecchio di adesso, magari lo sentirò forse. Però adesso non mi sta facendo male. Però, ed è successo anni fa in realtà. Però in quel periodo lì dicevo, che ci vado a fare all'ospedale? Tanto non è che mi sono rotto un ginocchio, è un dito. Mi raccontavo che non era rotto, ma in realtà Che poi in realtà tutto serve. Cioè uno dice non no, ha il si butta via mignolino del niente come il piede, ma che maiale. miseria. Vabbè, è un detto emiliano, Sì. si No, dice hai anche fatto qua, bene. spero. Sì, in Ok. Emiliano, cioè, pure qua si dice che Ah, il meno male. maiale è il migliore amico dell'uomo. E Ma questo poi affronteremo sì. questi discorsi con Parliamo anche di qualcuno. maiale? Sì, Va. sì. Cinghiale, me l'ha Io fatto voglio esperire, mi piace sapere, tantissimo. voglio invitare una persona. Parliamo, Il voglio parlare. maiale? No, il maiale no, No. però vorrei invitare un vegano, un vegetariano, tipo barzelletta. Eravamo io, Christian, un vegano, un vegetariano. Era Sì, in tipo un modo di effetti, barzelletta, no? mangi Però mi piacerebbe cinghiali averlo. vivi quasi. No, 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 sto scherzando. non No, nel faccia senso. quello almeno. No, no, vabbè. Io ho una scelta alimentare che Ah, prevede la sì. carne perché mi piace, che devo dire. Dicevo, un pezzettino tanto inutile quanto il mignolino del piede, in realtà ci crea un'instabilità che poi ci può portare a problematiche della schiena, ma questo, di questo ne Ah, parleremo cazzo. nella E prossima non vedo l'ora di. puntata. Ah, sì? Dai. Eh sì, dai. No, ma non lo sapevo. Sì, Oh, beh, dai, sto siamo vicino a microfono. Natale, siamo vicino a Natale, ti faccio i regali. Grandissimo. Parliamo di Parliamo, robe. poi di che parliamo e lo dico anche a loro. Poi lo diremo su Lo Instagram, lo diciamo sui diremo. social perché. Sì. Se non è che arriviamo qua, non sapevo che cazzo. No? No, no, dai, non farla sta cosa. Cioè, dillo nei social poi alla fine. Vediamo se se lo meritano, se ci fanno L'hai mezzo notare nello detto, stretto. l'hai mezzo detto perché Dai, capiranno loro. postura. Io non voglio di niente. Io non lo so, però ho intuito nel Non senso. voglio di niente. Ok, Io non voglio non dire dicevo. niente. Basta. Vabbè, dai, cosa abbiamo visto Basta. oggi? Oggi, allora, abbiamo Abbiamo parlato di visto fitness, di fitness. cose da non fare, di cose Da da fare. fare, soprattutto Estrema sintesi proprio. estrema sintesi, estrema. Sì, se Nico muore sempre. Mettiamola così, dai. Abbiamo parlato. Allora, di fitness, che cos'è? Cosa ci ricorda? Cosa Cioè, ci ricorda? Cosa? l'istruttrice di sugli step. Che urla! Sì. Tipo così, no? Tipo quello là che dipinge, Power no? Girls che fanno. Come si chiama? Aerobica. Ok. Esatto. Che beh, cioè, è fighissimo. Nel È figo, senso. cioè io non ci riuscirei a fare una lezione di quello, Ne, sono io mai fatta. mai Ma come fatto, spinning? ma Ma neanche cazzo. zumba. Ma no, ma mai fatta zumba. Ma io morirei. Comunque. Abbiamo visto quello. Abbiamo visto come possiamo, cosa si considera magari come sport aerobico, Come si co co come cosa si considera sport aerobico. Abbiamo fatto qualche esempio di sport aerobici, come tutelarsi da ciò, dagli infortuni. Abbiamo visto cosa fare se si vuole fare qualcosa di leggero e cosa si può fare. Abbiamo visto che le stesse cose che si fanno leggermente si possono trasformare benissimo. Anche in allenamenti più strong, no? Basta Certo. è l'intensità che noi scegliamo di metterci.
Certo. A parte la bicicletta che è sempre intensa, sempre in salita, sempre strong, perché Cristian abita in salita, no? Proprio. Non scende mai, sì, cioè sì, risale sì. Dallo stesso punto. Il ball, è un'altra cosa che non ho mai fatto, vabbè, comunque, parentesi. Parleremo anche di ballo poi in futuro. Ma spero bene. Parleremo anche di ballo. Cioè capoeira, la zumba, cioè un sacco di roba, il salsa, merengue, cioè tutta roba che la gente salsa fa e merenda. In forma. Salsa. E te pareva. E soprattutto abbiamo visto. Ma andiamo ti sento, a finire non sempre no. Lì. Ok, no. Male. Non e soprattutto, abbiamo visto Christian. Quello. Abbiamo visto Christian. Abbiamo visto e Christian, Claudio. Claudio. Ciao, Claudio. Piacere. Ok. E, abbiamo visto come no, l'intensità e come ci può aiutare poi lo sport aerobico nella vita, nei problemi importanti della vita che sono le problematiche salutari. Quanto abbiamo visto che in che percentuale porta abbassa i rischi. E tutte queste cose di cui abbiamo parlato oggi, che abbiamo un po' anche un po' scherzato, perché a noi piace anche affrontarle così le cose, perché in realtà. Anche se le sappiamo, a noi ci piace fare così, anche perché fare troppe le cose incravattate ci rompe le palle. No, non saremo noi che dovremmo dire le cose precise. Però a parte quello, tutte le cose di cui abbiamo parlato hanno delle fonti, ok? Quindi specialmente quello studio che abbiamo citato all'inizio ha una fonte che si traduce in link che ve lo mettiamo insieme agli altri link in descrizione sotto qua. Sotto. Quindi troverete tutto, troverete poi i canali. Allora siamo arrivati alla fine? Sì, perché sotto troverete anche il pulsione per mettere like il tasto per iscriversi, quindi iscrivetevi, se non iscrivetevi, l'avete ancora fatto. Seguiteci su Spotify, su Amazon Music, commentate, su YouTube, commentate. Con qualche vostro parere, qualche cosa che non... Anche mentre va il video, vabbè adesso siamo alla fine, se ci sentite adesso è tardi, però comunque esatto. Anche mentre guardate il video, no? Anche mentre magari sui social che mettiamo dei pezzi, se vi viene in mente qualcosa mentre ascoltate, commentate come se foste live e noi vediamo e rispondiamo, noi passiamo ogni tanto, vi osserviamo, capisci? Magari scriveteci qualche argomento di cui vorreste parlare. Questa è una bella cosa. Sì, sì. Mi direi che è proprio una bella idea. Sì. In effetti mi piace come idea. Bravo, visto? State in salute. Sì, state in salute e ci vediamo alla prossima puntata. Bella!